le tosse per, diciamo, per 4 persone, un astice di circa 500 grammi, 600 grammi, si taglia, possibilmente un astice che sia di giornata, fresco, possibilmente fresco, si taglia e si porta a, a cuocere con un fondo di aglio e cipolla. Dopodiché, soffritto, diciamo così, rosolato, si bagna con il cognac, si fa evaporare il cognac, si aggiunge un po' di panna, si aggiunge un fondo di panna e allungato con un fumetto di pesce. Fumetto di pesce che viene fatto con, possibilmente con pesce di acqua salata. Adesso noi passiamo, abbiamo detto il tempo di cottura di questa salsa, comporta, diciamo, da un quarto d'ora a mezz'ora. Vogliamo fare un attimino il procedimento con l'astice, così vediamo dal taglio andare avanti. Ecco qua. La punta dell'astice viene ricavata dalle chelie, che sono sempre più piene, polpose, la carne più pregiata, la proviamo tra le chelie. La durata della cottura, della preparazione della salsa va da un'ora a un'ora e mezza, dipende un attimino anche che tipo di pasta viene condita. In questo caso noi abbiamo le pennette, perché nella zona di Peroide conosco molto bene questo tipo di pasta, che si sposa molto bene con questa salsa. Questa è la salsa dell'astice. C'è qualche ritocco da fare, vediamolo, facciamo. Stiamo aggiungendo due gocce di Worcestershire, è una salsa, è una spezia aromatizzante che aiuta a dare il gusto dolce all'astice. Una goccia di tabasco che va a aggiustare, quando passa, la sua acidità. Ecco qua. Adesso prepariamo una piccola guarnizione per il piatto, per dare una parte così di vista dell'occhio. E poi vedremo. Vediamo se riusciamo a farci questa roba. Rotondo che noi non abbiamo.
secolo. Passiamo al procedimento della cottura della pasta. Prendiamo una bella padella, una noce di burro, un cucchiaio di burro, ecco, guarda, una noce di burro, si fa sciogliere, andiamo con semplicemente a fuoco basso, per dare la possibilità alla pasta di assorbire tutta la loro parte della salsa, la parte aromatizzante e la parte, diciamo così, con base di proteine. Il nostro astice è molto ricco. Ecco, adesso andiamo a prendere la nostra salsa, la riportiamo un po', facciamo smontare il bollore. Andiamo a spuntare il bollore. Cuociamo la nostra pasta, acqua molto abbondante, le pennette possibilmente sempre a dentro, sempre per 4 persone, diciamo che servono 300 grammi di pasta. Dopodiché si passa in padella. Si bagna con un goccettino di fumetto di pesce che noi abbiamo già precedentemente a parte preparato. Dopodiché a saltare. Adesso passiamo al completamento del piatto. Completamento del piatto. Grazie, scusami. Eccolo qua, mettiamo al piatto. Ecco. Dopodiché passiamo alla piccola guarnizione. Eccolo qua. Questo è il piatto dell'astice che noi proponiamo, un piccolo di prosciutto per dare una piccola elasticità alla pasta. Questo è il piatto completo delle pennette all'astice che noi procediamo a questa manifestazione di Veroide.